Se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 al sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita. E la cerca finché non l'ha ritrovata. C'erano molte pecore perdute nella città al tempo di Don Bosco. Don Cafasso, l'amico di sempre, gli aveva detto: «Vai, guardati intorno». Don Bosco imparò a conoscere la miseria delle periferie cittadine. Fin dalle prime domeniche, testimonierà Michele Rua, andò per la città per farsi un'idea sulle condizioni morali dei giovani. Ne rimase sconvolto. I sobborghi erano zone di fermento e di rivolta, cinture di desolazione. Adolescenti vagabondavano per le strade, disoccupati, intristiti, pronti al peggio. Incontrò un gran numero di giovani di ogni età, continua la testimonianza di Don Rua, che andavano vagando per le vie e le piazze, specialmente nei dintorni della città, giocando, risando, bestemmiando e facendo anche di peggio. Nelle prigioni, un giorno, non riuscì a trattenere le lacrime, se ne accorsero. «Perché piange quel prete?» «Anche mia madre piangerebbe se mi vedesse qui». Famiglia Salesiana è una madre che piange sui suoi figli. La situazione non è cambiata. La strage degli innocenti continua. È un'ecatombe di anime. Per troppi giovani, come ai tempi di Don Bosco, sono chiuse le porte della terra ed è ancora chiuso il cielo sopra di loro. Nel loro cielo non brillano stelle. Non c'è orizzonte davanti a loro. Alle spalle non hanno alcuna radice che dia a loro forza di resistere.
Noi saremo sempre amici, vero? E la prima parola di Don Bosco. La prima porta è spalancata ai giovani, quella del suo cuore. Il futuro entra in noi come il primo passo, come una profezia. Il fiume comincia con la prima goccia d'acqua, la notte con la prima stella. La provvidenza conosce solo uomini in cammino. La gente che si è alzata e che cammina per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani. Uscire e andare incontro. Questa è la nostra chiamata per riconoscere la bellezza nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come immagine di Dio e figlio del Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci a uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l'amore e cercare il loro bene. Per questo, sempre meglio vivere la fede insieme ed esprimere il nostro amore in una vita comunitaria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il nostro tempo, la nostra fede e le nostre inquietudini. Perché insieme tutto è più facile. Perché oggi i giovani gridano. Gridano perché nessuno li ascolta. Nessuno si occupa dei problemi reali che hanno. Senso della vita, mancanza di opportunità, formazione, inserzione al lavoro. Hanno davanti solo un maledetto muro e tante persone che sono solo un mattone di più nel muro del abbiate pazienza e arrangiatevi. Come Don Bosco, apriamo una breccia nel muro e ascoltiamo le loro voci. Voglio essere felice. Voglio amicizie reali, non solo virtuali. Queremos construir un futuro juntos. Vorrei sentirmi meno solo. Voglio essere rispettata. Quiero encontrar a alguien que escuche mi opinión. Voglio un lavoro vero. Voglio far parte del cambiamento. Voglio vivere in un mondo più pulito. Quiero trabajar en mi ciudad. Voglio restare umana. C'è una giustizia e una cittadinanza di cui i giovani stanno diventando profeti, che scavalca tutti i confini. C'è una cittadinanza del mondo, casa comune e del futuro. Una cosa fu subito chiara per Don Bosco. C'è un solo mezzo per cambiare il mondo, l'educazione. Un'educazione completa, forte, che apra le porte della vita e la porta del cielo. Non possiamo avere paura. Abbattiamo il muro dell'indifferenza e lasciamo irrompere la forza dello spirito. Anche se percorriamo strade dove la terra è stata ridotta al silenzio sotto l'asfalto e il cemento. Non dobbiamo vendere le nostre orecchie. Non dobbiamo più vendere le nostre anime. Dobbiamo ringiovanire e trovare occhi per vedere il creato e l'increato. E la forza e il coraggio di dire basta. Basta alla povertà, alla fame, alle ineguaglianze, allo sfruttamento della terra, al mercato spietato delle persone. Dobbiamo garantire un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. Questo significa ricominciare e in ogni principio c'è sempre una madre. Don Bosco la presentò ai suoi ragazzi come Immacolata, come la donna semplice e piena dolcezza che vive con gioia il progetto che Dio ha su di lei. La presentò anche come ausiliatrice, come madre amorosa, preoccupata che tutti i suoi figli e le sue figlie possano vivere pienamente il sogno che Dio ha su ciascuno di loro.
Tutto questo Don Bosco lo chiamò politica del Padre Nostro. Del Padre Nostro noi supplichiamo ogni giorno che venga il regno del Padre Celeste sulla terra. Vogliamo costruire un regno nuovo per i giovani e con i giovani. Un regno di Dio sulla terra, oggi. E siamo a volte stanchi di aspettare. La pazienza dei giovani sta per esaurirsi. Don Bosco si muoveva in fretta. Più giovane dei giovani aveva il futuro nella mente e nel cuore. Il nostro essere educatori ed evangelizzatori dei giovani richiede da parte nostra, anzitutto per esperienza personale, che possiamo dire ai giovani con parole, gesti, azioni, che Dio li ama, che per Lui tu sei realmente prezioso. Non sei insignificante, sei importante. Ti ha voluto e cammina con te. Ecco perché non possiamo mai smettere di essere evangelizzatori dei giovani, sapendo che l'evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto sul serio ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Questa è la nostra vocazione, ridonare voce ai giovani e formare leaders credibili, nuovi profeti per una umanità giusta e realizzata. Don Bosco vuole anche oggi che i giovani siano felici nel tempo e nella eternità. E celebrare la vita in un momento in cui sembra non ci sia più nulla da celebrare. Quando il pastore trova la pecora perduta, se la mette sulle spalle pieno di gioia e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Fate festa con me, perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita». Ai ragazzi dice: «Aprite la festa cominciando la danza». Il ragazzo non è più buttato là come una pietra gettata via. Spicca in volo e in lui si ridestano le ali. Nei giovani oggi vola già la musica e i sogni danzano vestiti di futuro nel soffio del vento. Si risvegliano i nomadi dei centri cittadini e si mettono in movimento. Svegliatevi tutti, bisogna partire. Il futuro è già qui e forza le porte. È sorto il sole, le ombre moriranno.